Buongiorno a tutti, e oggi parliamo di capacità amministrativa nell'ambito dei programmi europei, in particolare nell'ambito dei programmi FESR. E a questa iniziativa partecipano altre due amministrazioni e titolari o comunque coinvolte nell'attuazione dei programmi FESR. Presento i colleghi della Regione Veneto, in particolare dell'Agenzia Veneto Pagamenti, Maria Celeste Prior e Francesco Rosa, e in collegamento da Torino la collega Michela Di Candia, dirigente dell'area a supporto dell'autorità di gestione del FESR Piemonte. L'idea del talk di oggi era quello di condividere con alcune amministrazioni i percorsi che si stanno facendo in tema di semplificazione delle procedure e di rigenerazione amministrativa, in particolare per quanto riguarda la partita dei costi semplificati. È chiaro che il tema della semplificazione amministrativa è molto più ampio, molto più esteso, quindi oggi avremo qualche spunto anche dai colleghi sia di Regione Lazio che di Regione Veneto e Piemonte. E per andare subito nel concreto, io inizio con una breve presentazione che serve a raccontare un po' il percorso che come Regione Lazio stiamo facendo nell'ambito del programma di recente approvato 21-27. Queste sono le principali sfide del nostro programma, che ha una dotazione di 1,8 miliardi di euro e che, come molti altri programmi, ha ovviamente alcune soglie con riguardo a concentrazione su cambiamenti climatici, biodiversità e anche in tema di sviluppo urbano. Abbiamo dedicato circa il 7,7% delle risorse dell'intero programma. Noi abbiamo sostanzialmente avviato una serie articolata di azioni per la semplificazione amministrativa nell'ambito del cosiddetto piano di rigenerazione amministrativa, che è stato, redatto a corredo del programma. Questo piano prevede ovviamente varie misure. Quella su cui vi raccontiamo oggi qualcosa è proprio quella della partita dei costi semplificati. Innanzitutto occorre precisare che Regione Lazio sta lavorando a favore della semplificazione di entrambi i circuiti, cioè il circuito che vede l'autorità di gestione e i beneficiari e il circuito finanziario che parte dall'autorità di gestione e prevede pratiche di rimborso a costi semplificati nei confronti dell'autorità di gestione. Quindi di fatto le attività su cui stiamo lavorando sono quelle che andranno incorporate e approvate nell'ambito del programma e che a questo punto potranno valere eventualmente anche per altre amministrazioni italiane soprattutto. Su quali abbiamo lavorato? La prima è quella delle produzioni cinematografiche, e quindi è stata già approvata insieme al programma a ottobre 2022, ed è stato un lavoro di forfettizzazione dei costi del personale collegati alle produzioni cinematografiche. La buona notizia è che dopo aver ottenuto l'approvazione da parte della Commissione, anche altre regioni, in particolare Regione Veneto e Regione Piemonte, hanno adottato la medesima opzione di costo semplificato per le operazioni sostanzialmente analoghe a quelle di Regione Lazio. Il secondo lavoro su cui ci siamo concentrati
ed è, diciamo, in dirittura d'arrivo, prevede la forfettizzazione dei costi di partecipazione alle fiere nazionali e internazionali da parte delle PMI. Questo è un lavoro che ha richiesto ovviamente un esame dei dati della programmazione 14-20 e l'elaborazione di una metodologia che di fatto ha portato a individuare una somma forfettaria per il costo di partecipazione di un'impresa a una fiera internazionale e a una fiera nazionale. Infine, l'ultimo lavoro che stiamo ultimando riguarda gli investimenti in digitalizzazione delle imprese. Qui il lavoro della Regione si è basato su valutazioni di esperti, su valutazioni di soggetti terzi indipendenti rispetto alla Regione, che hanno sostanzialmente classificato in 10 ambiti gli investimenti che un'impresa può fare dal momento in cui investe in digitalizzazione. Per quanto ci riguarda, abbiamo fin da subito sviluppato la parte di digital workplace, cyber security, digital commerce e cloud computing, e accanto a questi 4 ambiti abbiamo anche provato a forfettizzare il costo di una diagnosi digitale. Questo lavoro ovviamente è un lavoro che deve essere ancora completato. Contiamo di riuscire a lavorare con la Commissione affinché si arrivi a un'approvazione, e anche per questo, come su quello delle fiere, un'esternalità positiva sarà quella che altri programmi operativi, altri programmi regionali o nazionali potranno agganciarsi a questa metodologia e quindi adottare la stessa semplificazione. Infine, l'ultimo ambito su cui lavoriamo, ma non ha a che fare col circuito finanziario ex articolo 94 e quindi nei rapporti tra commissione e autorità di gestione, è quello dell'assistenza tecnica, perché qui anche abbiamo elaborato alcune metodologie che servono a standardizzare alcuni costi dell'asse assistenza tecnica. Ora, detto questo, condivido col collega Gianluca Lopresti, dirigente di Lazio Innova, alcune riflessioni che soprattutto riguardano un po' tutta la partita della gestione degli avvisi a favore delle imprese e anche un'altra serie di semplificazioni e accorgimenti che stiamo cercando di adottare per snellire alcune procedure. Buongiorno a tutti, sono Gianluca Lopresti, vi porto qui adesso l'esempio e l'esperienza di quello che abbiamo fatto come Lazio Innova nell'ambito del POR 14-20. Quindi l'esperienza di Lazio Innova per quanto riguarda la semplificazione nell'ambito della gestione dei bandi. Solo per introduzione, Lazio Innova è l'organismo intermedio, società in house della Regione Lazio, che gestisce quasi completamente la gestione dei bandi del POR FESR 21-27. Stiamo parlando di cifre obiettivamente importanti, quindi al di sopra di 600 milioni complessivamente nell'arco dei 7 anni. Attualmente stiamo gestendo più di 25 bandi sia nella fase di attuazione che nella fase di gestione. Lazio Innova ha la gestione dall'inizio alla fine, quindi dal momento della predisposizione del bando fino all'attività di erogazione e controllo. Se andiamo a vedere quali sono state le azioni che abbiamo messo in pista insieme alla Regione proprio per semplificare le procedure amministrative, partiamo dall'attività legata alla istruttoria formale, che è una delle tematiche più delicate che abbiamo nella gestione dei bandi. L'obiettivo ovviamente è stato quello di cercare di ridurre anche la quantità di progetti bocciati esclusivamente per attività, per una errata gestione della domanda.
Su questo quello che abbiamo cercato di fare è che tutte le verifiche delle dichiarazioni, questo ai fini dell'accelerazione del processo, siano effettuate, tranne per quanto attiene il campionamento, solo sui progetti idonei. Questo ci agevola ovviamente l'attività di Lazio Innova, proprio perché ci consente di non dover verificare tutta una serie di attività, casellari, sanzioni, il DURC, imprese in difficoltà, RNA, quindi Registro Nazionale Aiuti per quanto riguarda il De Minimis, statuti di organismi di ricerca nel caso in cui questo sia necessario ai fini dell'istruttoria formale, trasferire tutte queste verifiche a valle soltanto su quelli che sono i progetti idonei. L'altro aspetto interessante che abbiamo messo in pista è il sistema di calcolo dimensionale. Il sistema di calcolo dimensionale, abbiamo attivato una interfaccia automatica con infocamere e questo sicuramente ha dato un'accelerata in termini di tempo, ma soprattutto un maggior approfondimento per quanto riguarda la capacità di Lazio Innova di verificare la dimensione delle imprese. Altra azione che è stata ormai messa in pista, direi su diversi bandi, soprattutto quei bandi o di piccolo importo, quindi bandi abbastanza semplici, oppure anche ad esempio sul cinema, sul bando Lazio Cinema International di cui parlava il dottor Pacifico prima, i bandi a graduatoria provvisoria autodichiarata. È una tipologia di bando che ha sostanzialmente, poi vedremo, superato il click day e quindi ha superato quelle che erano le criticità legate ai bandi a sportello. Questo è il sistema di calcolo dimensionale che abbiamo messo in pista con infocamere e devo dire questo è quello che arriva a noi, ci dà una serie di informazioni di estremo dettaglio, ci consente in maniera molto rapida di avere un quadro di quelli che sono i rapporti di imprese collegate all'impresa richiedente, nel caso in esame mi pare che l'impresa richiedente sia Pluto, ci dà i rapporti con le persone fisiche, quindi anche tutta la tematica legata alle le interconnessioni tra la società richiedente e le persone fisiche. Questo, devo dirvi, è stato un grosso passo avanti perché ci ha consentito anche di andare a verificare nel dettaglio alcune situazioni che da una prima lettura potevano sembrare tranquille, quando in realtà non lo erano. Quali sono stati questi effetti? Quindi, un po' lo dicevamo, il primo e il principale sul quale ci stiamo confrontando è proprio la riduzione dei tempi di pubblicazione delle graduatorie. Questo è uno degli obiettivi che abbiamo in termini di bandi sul PORFESR 21-27. Stiamo ragionando anche sulla possibilità di avere pubblicazioni di graduatorie soggette alle verifiche alle verifiche formali di cui parlavamo prima, quindi tutta la valutazione dei progetti, esce una graduatoria con l'elenco dei progetti ammessi, fatto salvo quelle che sono le verifiche che a questo punto Lazio Innova fa esclusivamente sui progetti idonei. L'altro effetto che abbiamo avuto è quello che dicevo prima, il maggior precisione nel calcolo del dimensionamento. E per quanto attiene ai bandi a sportello, con la graduatoria autodichiarata, il superamento del mitico click day. Le altre azioni che abbiamo messo in pista insieme alla Regione sono state quelle per l'accelerazione dei processi di attuazione. Sicuramente il primo principale, che già ormai è stato adottato su diversi bandi anche nella programmazione precedente, è stata l'introduzione dei costi generali forfettari. I costi standard del personale per quanto riguarda sia gli organismi di ricerca che le imprese, solo per darvi un esempio, con l'introduzione dei costi standard del personale, a questo punto noi richiederemo in fase di rendicontazione esclusivamente il timesheet e una busta paga per poter allocare correttamente il dipendente alla categoria, quando prima c'erano decine e decine di documenti da richiedere, quindi tutte le buste paga, i pagamenti dei contributi, e questo sicuramente è un'agevolazione per noi ai fini dell'accelerazione dell'erogazione e
un'agevolazione anche per le imprese in fase di rendicontazione. L'altro aspetto che abbiamo introdotto è stata l'obbligatorietà su alcuni bandi, soprattutto i bandi che hanno un livello di contributo elevato, del revisore legale. Questo l'abbiamo già messo in pista per quanto riguarda i bandi cinema e i progetti di ricerca. E anche su questo devo dire, questo consente un'accelerazione nel pagamento, perché a questo punto noi effettuiamo i pagamenti entro 45 giorni dalla rendicontazione, e sicuramente è un grosso vantaggio. Ovviamente tutto questo ci consente anche di effettuare una forte attività di tutoraggio che ha l'obiettivo di evitare che le imprese cadano su errori stupidi, quindi il ritardo nella rendicontazione, la mancata rendicontazione, tutte attività che col tutoraggio, quindi con una, diciamo, con un contatto non dico quotidiano ma molto molto stretto con i beneficiari, consente di evitare. Quali sono gli effetti dei processi, dei processi di attuazione che abbiamo messo in pista? Ovviamente sono sicuramente la riduzione dei tempi di erogazione. Abbiamo avuto una un'erogazione dei tempi di erogazione nel 21-20, negli anni 2021 di circa 82 giorni dalla rendicontazione. L'obiettivo è quello di arrivare al di sotto degli 80 giorni. Una riduzione del taglio delle spese, e quindi intendendosi per taglio delle spese quello che tagliamo in fase di rendicontazione ai beneficiari, che era mediamente nella programmazione 7-13 del 20%, è stato nella programmazione 14-20 del 10%, abbiamo un obiettivo di ridurlo al di sotto del 10%, e questo sicuramente avverrà grazie all'introduzione dei costi standard del personale, grazie all'attività di tutoraggio che dovrebbe far sì che noi si possa erogare il contributo al 100%. Una riduzione dei tempi di gestione della rendicontazione, e anche su questo, con l'introduzione di queste semplificazioni, noi riteniamo di poter arrivare a circa una riduzione del 20% dei tempi di gestione. Ovviamente l'attività di tutoraggio, noi oggi stiamo gestendo più di 1.500 beneficiari, abbiamo gestito nel 2022 più di 1.500 beneficiari con circa 5.000 contatti. Questo, diciamo, è quello che noi abbiamo fatto e stiamo facendo per far sì che si possa accelerare sia l'attività di istruttoria che l'attività di rendicontazione. A monte volevo soltanto aggiungere che due sono, diciamo, gli obiettivi. Diciamo, un tema è la semplificazione dei bandi, quindi semplificare i bandi affinché le imprese non abbiano difficoltà nella presentazione delle domande, e l'altro anche alzare un po' le asticelle in modo che arrivino progetti di un certo spessore e non progetti che poi debbano essere bocciati. Grazie. Bene, allora io passerei adesso la parola a Michela Di Candia, che è in collegamento da Torino e che purtroppo non ha potuto essere con noi per i noti problemi di trasporto che stiamo attraversando tutti. E quindi Michela, a te la parola con un po' quella che è l'esperienza della Regione Piemonte sempre in questo ambito. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, e veramente avrei voluto essere presente ma purtroppo non mi è stato possibile, all'ultimo momento ho dovuto annullare il viaggio per Roma, comunque cercherò di fare del mio meglio anche a distanza. Allora, gli interventi di semplificazione messi in atto dalla DG FESR Piemonte si inseriscono all'interno di una cornice più ampia, rappresentata un po' come per le altre regioni dal piano di rigenerazione amministrativa presentato in occasione della predisposizione del programma 21-27, i cui principi sono stati fatti propri anche dall'indirizzo politico, tant'è che è stato approvato questo programma anche dalla giunta regionale.
Nella prima slide si possono vedere sinteticamente i 5 obiettivi a cui ispira questo piano di rigenerazione amministrativa, che sono rappresentati dal rafforzamento delle competenze del personale, il rafforzamento dell'organico, le competenze dei beneficiari e del partenariato, il miglioramento del processo di programmazione e attuazione, il potenziamento dell'integrazione tra fonti e l'ultimo obiettivo che è oggetto della riflessione di oggi, è la riduzione degli oneri amministrativi e la semplificazione. Il PRIGA FESR Piemonte viene finanziato attraverso diverse fonti: il bilancio regionale, l'assunzione di personale per il rafforzamento delle strutture è stato coperto appunto con risorse regionali. Abbiamo utilizzato risorse dell'assistenza tecnica del 21-27, abbiamo utilizzato risorse del fondo sociale all'interno del POR 14-20, all'interno del PRA, questo soprattutto per gli interventi formativi a favore dei beneficiari e delle strutture regionali coinvolte nel sistema di gestione e controllo del programma. E poi abbiamo anche utilizzato una risorse del PONGOV 14-20. Abbiamo ottenuto l'approvazione di un progetto che ha come finalità proprio quello di migliorare la capacità di programmazione sul 21-27. È previsto anche una possibile futura integrazione con il programma nazionale CAPCOE 21-27. Per quanto riguarda l'ultimo dei 5 obiettivi, quindi passerei alla slide successiva, gli strumenti, diciamo i due pilastri su cui si fonda il nostro PRIGA sono sostanzialmente la semplificazione dei costi e le procedure standardizzate. Riteniamo che le procedure standardizzate rappresentino poi un vantaggio sicuramente diretto o indiretto per i beneficiari, ottenuto anche attraverso la velocizzazione magari della predisposizione dei bandi, tutta una serie di vantaggi che si possono ottenere. I principali strumenti, andando un po' in continuità anche con la programmazione 14-20 di standardizzazione delle procedure, sono rappresentati dal bando tipo, dalle procedure di verifica e monitoraggio dello stato dei recuperi, guide alle rendicontazioni dei costi e in ultimo dal documento per il presidio e la gestione del conflitto di interessi. Diciamo che i primi tre strumenti rappresentano delle forme di accelerazione nella predisposizione dei bandi. Avere un bando tipo, che è una sorta di indice ragionato con alcuni paragrafi già predefiniti, in modo da, soprattutto per le parti trasversali, lasciando alle strutture competenti di materia sulla predisposizione dei contenuti di materia, ha come vantaggio quello di accelerare la predisposizione dei bandi, ma al tempo stesso garantire all'autorità di gestione che alcune parti vengano trattate in maniera completa e secondo le indicazioni e gli indirizzi dell'autorità di gestione conformemente ai regolamenti. Anche la guida alla rendicontazione dei costi, abbiamo molto puntato, senza sminuire diciamo l'aspetto tecnico, ma molto sulla comunicazione, abbiamo utilizzato molte semplificazioni, questo perché abbiamo constatato che appunto regole chiare per controllori e beneficiari consente una riduzione dei contenziosi, una riduzione del rischio di errore e naturalmente una agevolazione dei controlli. E in ultimo, diciamo è un po' quello su cui maggiormente puntiamo in questa fase, è il documento per il presidio e la gestione dei conflitti di interesse, soprattutto alla luce della comunicazione della Commissione, quella del 2021, che pone grande attenzione appunto sul presidio dei conflitti di interesse. Si tratta di un documento che racchiude un po' i vari ambiti in cui deve essere gestito e presidiato il conflitto di interesse, dai nuclei di valutazione
fino ai controllori della spesa e agli istruttori che si occupano di selezione, con allegate della modulistica standard. Tutto questo anche aiuta alla, diciamo, alla corretta applicazione di questa norma, e sappiamo che l'attenzione della Commissione europea su questo aspetto è molto forte. Veniamo invece al secondo, quindi passerei alla slide successiva, al secondo filone di semplificazione per l'autorità di gestione del FER Piemonte, che è rappresentato dalle opzioni di semplificazione dei costi. Già nel 14-20 abbiamo fatto una prima applicazione, si tratta nel 21-27 di estendere l'applicazione di queste opzioni in maniera un po' più diffusa. E quindi abbiamo fatto un lavoro fino a questo momento di analisi delle principali caratteristiche delle misure attivabili sul PR 21-27, individuato le misure analoghe del 14-20 per procedere con un'analisi dei dati storici, individuando quindi le tipologie di spese, il carico amministrativo che da queste ne derivavano, per l'individuazione, diciamo, dell'opzione di semplificazione più adeguata. In tutto questo lavoro ci ha portato ad oggi a individuare, a rivalutare le unità di costo standard delle spese del personale per progetti di ricerca e sviluppo già utilizzate nel 14-20 e che sono applicabili anche su misure analoghe del 21-27. Ci siamo poi concentrati anche sulla individuazione delle opzioni di semplificazione per i progetti di importo inferiore ai 200.000 euro ed infine abbiamo utilizzato le unità di costo standard per le spese del personale per il bando per le produzioni cinematografiche e audiovisive. In tutti questi tre casi noi abbiamo ottenuto la validazione ex ante da parte dell'autorità di audit e c'è stata l'approvazione dell'autorità di gestione. Con riferimento alle unità di costo standard per le produzioni cinematografiche, attraverso l'efficace collaborazione con la Regione Lazio, noi abbiamo appunto individuato la metodologia della Regione Lazio e l'abbiamo valutata, ripercorsa e valutata idonea anche per le misure del PR FESR 21-27. Per cui abbiamo analizzato i nostri dati, abbiamo ripercorso il metodo della Regione Lazio e a quel punto l'abbiamo adottata. L'esperienza della collaborazione con la Regione Lazio evidentemente ha avuto per noi dei grandi vantaggi, perché in realtà ci ha facilitato il confronto partenariale, ha ridotto naturalmente le tempistiche di elaborazione della metodologia, perché un conto è ripercorrere un metodo, altro è pensarlo proprio dall'inizio. Ha facilitato le interlocuzioni con l'autorità di audit, anche perché, come noto, questa metodologia è stata inserita già nel programma da parte della Regione Lazio, quindi approvato dalla Commissione, quindi questo ci ha aiutato molto nell'ottenimento della validazione ex ante da parte dell'autorità di audit. E naturalmente questo rapporto di collaborazione con la Regione Lazio rappresenta per noi un punto di partenza per eventuali future ulteriori spazi di collaborazione, perché ci siamo trovati molto bene e riteniamo che sia una strada molto molto utile ed efficace. Quindi ringrazio tutti per l'attenzione e sono disponibile per eventuali chiarimenti o approfondimenti. Grazie Michela, grazie per la presentazione esaustiva. E a questo punto passo la parola ai colleghi di AVEPA, Regione Veneto, per un racconto riguardo alla loro esperienza. Abbiamo 12-15 minuti, se vogliamo poi lasciare un po' di tempo per qualche domanda da parte del pubblico. Allora, buongiorno a tutti. L'esperienza della Regione Veneto è un'esperienza che si muove in continuità rispetto alle sfide che hanno tratteggiato i colleghi, quindi la sfida della semplificazione e dell'efficientamento delle pratiche amministrative. E
un breve inquadramento di quello che è l'assetto organizzativo che poi ha in qualche modo condizionato anche l'approccio metodologico che Regione Veneto ha messo in atto. L'autorità di gestione della Regione Veneto ha individuato un organismo intermedio che è l'Agenzia Veneta per i Pagamenti, l'ente che rappresentiamo io e il dottor Rosa, e che è un ente che nasce nel 2001 come di fatto organismo pagatore nell'ambito dei fondi agricoli. Nel corso degli anni l'Agenzia ha maturato una notevole esperienza nell'erogazione di fondi, tant'è che nel 2011 in qualche modo è diventata un punto di riferimento per quelle che sono le erogazioni di servizi pubblici al mondo agricolo. In virtù di questa esperienza, quindi, che ormai è un'esperienza ventennale, di fatto l'Agenzia è diventata nel 2017 organismo intermedio ai sensi del regolamento 1303, a cui è stata affidata in corso di attuazione una parte del programma operativo del 14-20. Sulla base della positiva esperienza che l'autorità di gestione ha maturato nel corso della precedente programmazione, che in questo momento è ancora in fase, diciamo, di gestione, è stato valutato di rendere l'organismo, quindi l'agenzia VEPA, di fatto un organismo istituzionalmente dedicato all'erogazione di fondi, e gli è stata anche affidato quindi in delega l'attività come organismo intermedio della nuova programmazione. A questo si affianca, oltre alla gestione dei fondi FESR, anche tutta una serie di fondi in qualche modo collaterali, quindi l'FSC piuttosto che alcune iniziative del PNRR. È in questo ambito che AVEPA ha potuto in qualche modo sperimentare quelle che sono un po' delle linee guida operative e gestionali, dove vediamo l'agenzia che di fatto è a servizio dell'economia e del tessuto imprenditoriale, cercando di essere un'organizzazione il più possibile snella ed efficiente. Questo perché un po' il punto di riferimento è che l'innovazione può effettivamente creare valore per il tessuto sociale e per il tessuto produttivo. Quindi l'obiettivo di massima dell'agenzia, che è un obiettivo anche dell'autorità di gestione del programma regionale, è quello di avere strumenti efficaci, snelli e procedure che siano il più possibile semplici. In questo quadro, con la nuova programmazione, sempre un po' in continuità con l'esperienza delle altre regioni, quindi nell'ambito del piano di rigenerazione amministrativa, l'autorità di gestione ha valutato di farsi supportare dall'organismo intermedio nello sviluppo di una metodologia. L'approccio del Veneto è un approccio che vuole essere il più possibile sistemico di lungo periodo, quindi passa attraverso l'approvazione di un metodo e di un processo per introdurre in maniera progressiva le opzioni di costo semplificato. Io vi fornisco un po' di informazioni tecniche rispetto al contenuto della metodologia, poi il dottor Rosa vi darà più un quadro generale. Di fatto la metodologia parte da un inquadramento normativo, questo perché l'organizzazione del programma regionale passa attraverso più soggetti. Abbiamo le direzioni regionali che redigono i bandi, abbiamo l'autorità di gestione che fa programmazione e abbiamo un organismo di gestione, l'agenzia, che si trova ad applicare poi effettivamente i costi. Quindi, al di là dell'inquadramento normativo, sono stati definiti ruoli e responsabilità, questo per definire chi e cosa deve svolgere nel corso dell'attuazione delle opzioni di costo semplificato, e poi c'è un approccio codificato di progressiva integrazione degli OCS all'interno del PR. Questo perché riteniamo che un passaggio graduale di introduzione sia quello che è un po' più confacente alla struttura e al tipo di tessuto imprenditoriale che abbiamo di fronte. Quindi siamo partiti da una mappatura, un censamento delle OCS cosiddette direttamente disponibili da regolamento, e una mappatura e un censimento dei costi analoghi che ci ha permesso di incontrare l'esperienza della Regione Lazio, di introdurre anche nel PR regionale appunto i costi unitari per il personale, e poi stiamo lavorando a individuare alcune opzioni di semplificazione su cui poi elaborare dei costi su misura, quindi tailor made. Questo, diciamo, contenuto metodologico si inserisce in un quadro più ampio che lascio al dottor Rosa, diciamo, presentare. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Francesco Rosa, come diceva la collega, mi ha introdotto, quindi non mi soffermo. Provo a fare un po' un inquadramento di carattere generale rispetto alle strategie che ci siamo dati. La nuova programmazione
propone delle sfide, i costi standard sono una di queste, uno dei più allettanti per chi vuol fare efficienza e semplificazione, non è l'unico. Per approcciarlo però abbiamo deciso di usare una modalità in qualche maniera progressiva. Abbiamo definito quindi una strategia di integrazione dei costi standard e rispetto a questa strategia di carattere generale, in cui un approccio metodologico, cioè la definizione di un inquadramento generale all'interno del quale poi andrò a calare nel corso dei 7 anni che vengono i costi standard che di volta in volta riterrò più opportuno adottare, dicevo, la definizione di questo quadro risulta in qualche maniera strategica e la scelta appunto di utilizzare delle metodologie è il primo step che noi abbiamo ritenuto necessario seguire. Le caratteristiche principali, gli aspetti salienti, le linee guida che abbiamo deciso di intraprendere sono quelle legate a un approccio analitico, ovvero costi standard sì, a partire dai regolamenti sì, ma anche a partire dai dati che abbiamo, dalle informazioni che abbiamo, dall'expertise che abbiamo maturato nel corso del tempo, per non fare fuga in avanti con il rischio poi di non cogliere un obiettivo fondamentale che è quello di semplificare, ma non solo per l'amministrazione, semplificare anche per i nostri beneficiari, perché i costi standard hanno queste due componenti cruciali. La prima è che da un lato l'istruttoria, il controllo delle domande risulta più snello, più veloce, più efficace, dall'altro il beneficiario deve presentare meno documenti e conseguentemente anche la sua vita risulta di molto semplificata. Un altro aspetto che abbiamo curato molto nella definizione di questo approccio strategico è stata una cooperazione forte con i nostri interlocutori istituzionali, che sono l'autorità di gestione e le direzioni regionali, che sono deputate alla predisposizione dei bandi. I costi standard sono uno degli elementi sui quali abbiamo cominciato una fase dialettica, inizialmente sicuramente collaborativa col tempo a venire, e sulla quale continueremo. Un'altra componente che riteniamo in qualche maniera sottolineare è quella data dalla necessità di implementare modelli che siano adattativi, cioè la possibilità di utilizzare modelli di implementazione dei costi standard e di ogni altra procedura che possano essere rettificati, adeguati nel tempo per non risultare utilizzabili una sola volta, con il rischio di avere un costo standard che va bene adesso e chiaramente tra 3 anni non lo è più. Infine, ed è una delle ragioni per le quali siamo qui, noi crediamo molto, anche in forza di quello che il regolamento ci consente, che una volta non era previsto, cioè la possibilità di attingere ad altre esperienze, crediamo molto nella condivisione delle esperienze. Abbiamo già utilizzato il lavoro del Lazio per la parte dei costi standard legati ai bandi sul cinema, però la creazione di un network riteniamo possa essere di reciproco interesse e in futuro sosteniamo questo tipo di approccio di condivisione. Ho parlato di approccio metodologico, ne ho parlato riferendomi ai costi standard, però questa modalità di analisi preliminare, di definizione di un quadro generale, intendiamo adottarla anche per altre sfide che ci troviamo di fronte. Una, io reputo tra le più importanti, tra quelle che saranno più caratterizzanti il successo dei programmi regionali, è quella legata all'analisi dei rischi. Un altro degli elementi che la Commissione nei nuovi regolamenti introduce, ovvero la facoltà di operare l'attività di controllo a partire da una selezione, secondo appunto criteri di rischi, di quali sono gli elementi che più opportuno, interessante ed utile controllare. Anche in questo caso abbiamo definito una metodologia di approccio a questa tematica che andrà a definire i processi, i ruoli, responsabilità e andrà a definire nel tempo come noi anche questa tematica la approcceremo, cercando di approfondirla e specializzandosi sempre più in modo tale da dare dei risultati di efficienza sensibili. Abbiamo poi puntato, ed è il penultimo punto che ci tenevo a trattare, al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e coordinamento, dovendo gestire, come peraltro fa anche Lazio Innova, molte misure, molte azioni, molte persone, molti beneficiari, è fondamentale avere dei feedback continui sull'andamento dell'attività istruttoria, sull'attività di controlli, sui risultati
che si ottengono, che i beneficiari riescono ad ottenere, quindi un potenziamento di sistemi di monitoraggio e coordinamento, ed infine anche per questo abbiamo ritenuto di, con la recente riorganizzazione che c'è stata, individuare un'unità organizzativa ad hoc che ha esattamente questa denominazione: semplificazione, efficientamento e coordinamento trasversale, perché questi sono ambiti sui quali la specializzazione e la crescita di skill deputate riteniamo sia fondamentale per ottenere i traguardi che tutti noi ci poniamo e che la Commissione, di fatto fornendoci questo tipo di primi indirizzi, ci sollecita a trovare. Questo è quanto, grazie. Grazie Francesco. E prima di dare la parola per qualche domanda, magari puntuale, ci tengo a fare alcune osservazioni. La prima, come ricordavi tu, è questa dei metodi di aggiustamento delle somme forfettarie o comunque delle opzioni di costo semplificato, e ti confermo che questa è una dei punti su cui nel confronto con la Commissione europea, per arrivare all'approvazione di un costo standard, bisogna affrontare. L'idea è proprio quella di impostare un metodo di aggiustamento delle somme forfettarie o dei costi unitari sulla base di eventuali variabili che vanno a condizionare il costo dell'operazione. La seconda è che effettivamente elaborare queste metodologie comporta fatica, costi, impegno, e in questo noi siamo partiti appunto già circa un anno fa anche con i colleghi di Lazio Innova e utilizzando alcune risorse del PON Governance, linea React, proprio perché crediamo che prima che parta il programma sia importante riuscire a ottenere l'approvazione di questi costi standard. Viceversa, rischiamo di partire con metodi vecchi e di non riuscire ad applicare il potenziale delle nuove innovazioni della programmazione 21-27. L'altra questione sulle verifiche di gestione è un altro di quei punti su cui ci stiamo confrontando e su cui effettivamente il confronto tra regioni può servire, proprio per evitare che delle assurdità, cioè che la stessa operazione venga controllata 4 volte nel corso della vita del programma, oppure che un'operazione che ha magari un valore, un contributo piuttosto esiguo, subisca le stesse attenzioni, la stessa livello di controllo di operazioni anche più importanti. Quindi l'idea di gerarchizzare anche le verifiche di gestione o comunque di razionalizzare le attività di controllo è uno degli obiettivi che ci siamo posti noi, ma a questo punto credo anche voi e i colleghi del Piemonte. Adesso, se ci sono domande dal pubblico, noi proviamo a rispondere. Non so se c'è qualcuno che ha qualche curiosità o aspetto che vuole approfondire. Prego. Salve, buongiorno e complimenti per i temi trattati, e vedere qui che le regioni hanno fatto rete, da operatore ve lo dico, è un'emozione. Le chiedo la cortesia solo di identificarsi. Sì, cioè così Ponticelli Gianmarco, rappresento un ente della Regione Lazio che opera nella formazione, servizi per il lavoro, okay, ricerca e selezione e formazione del personale, e che al suo interno ha anche figure di progettisti che a vario titolo poi vanno a intercettare quelle che sono le opportunità che avete raccontato oggi. Un approfondimento che vi chiedo, e quindi vorrei eventualmente poi cortesemente una risposta, è sicuramente oggi qui abbiamo parlato di come i costi semplificati, unità di costo standard, impattano in maniera positiva su tutti quelli che sono poi i beneficiari degli avvisi, ma tutto questo poi significa che nella linea di vita del progetto anche tutta la fase di controllo deve subire sostanzialmente un cambiamento sostanziale. Cioè, se tutti i progetti negli anni passati vedevamo che il controllo era fatto sulla documentazione contabile, quindi per noi quel progetto aveva dei risultati se solo se arrivava a spesa, quindi movimentazione bancaria, fattura,
quietanze di pagamento, ad oggi, e questo ce lo chiede anche la Commissione, bisogna avere anche un controllo di risultato raggiunto. Quindi anche tutte le organizzazioni, che siano regionali o eventualmente strutture esterne, devono, a mio avviso, riorganizzarsi al proprio interno, perché il monitoraggio a questo punto va fatto sui risultati. E quindi come le vostre strutture si sono riorganizzate internamente per far sì che ci sia anche una valutazione in itinere sostanziale per i risultati raggiunti a breve, medio e lungo termine di queste progettualità? Perché sicuramente poi anche le unità di costo standard, quindi i costi che si mettono a bando, devono, diciamo così, sentire ed essere tarate su queste azioni. Questo è, diciamo così, un contributo che vi do da operatore. Altro aspetto: quanto è stato e quanto è e quanto sarà complesso trasferire queste dinamiche di semplificazione ai vostri colleghi a tutti i livelli. Ve lo dico da operatore, perché quello che viviamo oggi è che intercettiamo avvisi ad unità di costo standard, ma poi quando andiamo ad impattare le divisioni di controllo e rendicontazione, impattiamo i funzionari che ci chiedono rendicontazioni a costi reali. Questo ve lo dico proprio con estrema franchezza. Il problema più grande da operatori che eventualmente supportano i beneficiari di questi avvisi è che poi, quando ci si confronta con gli operatori di vari livelli, viene chiesta la documentazione a costo reale. Quindi il problema principale ad oggi è anche, diciamo così, portare chiarezza su questi temi su tutti i livelli, sia per impattare in maniera, diciamo così, agevole sui beneficiari, ma anche per evitare che poi si inneschino contenziosi tra le amministrazioni. E questo assolutamente la Commissione e l'autorità di gestione non hanno, diciamo così, trasferito queste finalità all'interno di tutti i regolamenti europei. Grazie mille. Grazie a lei. E se ci sono altre domande, possiamo provare a raccoglierne un paio e poi provare a fare un giro di risposte, se no iniziamo a rispondere. Allora, sui controlli, Gianluca, lascerei la parola a te. Allora, sul tema dei controlli, tendenzialmente mi verrebbe da dire che ogni qualvolta c'è un bando che ha costi standard, i manuali di rendicontazione sono abbastanza specifici e evidenziano esattamente quali sono le cose da rendicontare. Come dicevo prima, per i costi standard adesso le uniche due cose che noi richiediamo sono i timesheet e le buste paga. Se questo non avviene, è difficile che non possa, che, diciamo, sarei abbastanza tranquillo che avviene sempre, perché poi l'ufficio di controllo comunque è perfettamente nel loop della gestione del bando. Quindi su questo sono abbastanza tranquillo. Sul tema del raggiungimento dell'obiettivo del progetto, quindi la conclusione, noi già oggi, per quanto riguarda i progetti soprattutto di ricerca e sviluppo, ovviamente ci avvaliamo di relatori tecnico-scientifici esterni che fanno una valutazione dei risultati del progetto a conclusione. Quindi ovviamente per progetti di ricerca e sviluppo o progetti di investimento, ove questi siano di un certo diciamo ammontare, c'è sempre una valutazione anche esterna di professionisti che valutano la conclusione o meno del progetto. Ma infatti ti stavo per dare la parola a Francesco, proprio perché questo mantra dell'inseguire i giustificativi di spesa è un po' una rivoluzione culturale, e i costi standard, come dire, lavorano in senso opposto, cioè non si insegue più il giustificativo di spesa, ma si verificano le condizioni che fanno scattare il rimborso. Su questo un po' l'esperienza vostra. Sì, quello che mi sento di dire è che è un salto di paradigma che deve coinvolgere tutti. Allora, la Commissione ci ha dato questa opportunità, che peraltro era già prevista nei regolamenti precedenti, ma ha strutturato, ci ha richiesto una strutturazione che prima non era prevista su questa tematica e su altre.
il salto di paradigma e dire domani non mi interessano più le pezze giustificative, quello che contano sono i risultati, lo spostamento del focus dalla procedura al risultato, ed è una cosa che riguarda un po' tutti. Allora, concordo con Gianluca, io non penso che, parlo per la nostra realtà, i nostri uffici si trovino in imbarazzo da questo punto di vista, ma lo è stato per noi un salto di paradigma, lo deve diventare anche per altri, lo deve diventare anche per esempio per le strutture regionali con le quali noi ci rapportiamo quotidianamente, che scrivono i bandi, che quando arriviamo a dirgli qua mettiamo un costo standard dicono sì, ma dopo tu cos'è che vai a controllare? Cioè, vado a controllare il risultato, non mi interessa più, si fa un po' fatica, no? È un inizio, però lì si deve andare. Invece un aspetto su cui torno, avevo anche fatto un breve cenno durante la mia presentazione, è quello del monitoraggio in generale di questi che chiamerei processi più che procedure. Noi abbiamo predisposto nella nostra metodologia delle schede di implementazione dei costi standard, c'è un box che ho chiesto che venga messo, che è un box che, di analisi costi-benefici, perché è fondamentale che non si vada a sparare alla mosca, alla formica con il cannone, cioè mettere in piedi un costo standard che ha dei costi implementativi, di sviluppo e anche ed eventualmente dei costi per il beneficiario che non ne giustificano l'adozione, non ha nessun senso. Così come è fondamentale perseguire l'efficientamento anche attraverso la misurazione dell'efficientamento. Ed è ben per questo che quando noi predisponiamo i costi standard andiamo a valutare questi aspetti quantitativi legati alla effettiva ricaduta del beneficio che ci si aspetta dal costo standard. Quindi l'attività di monitoraggio, l'attività di miglioramento continuo, il tornare sui propri passi per rivalutare quello che si è fatto fin dalla predisposizione del bando precedente, vedere gli errori fatti, i risultati, per poi calarli nel bando successivo, è il ciclo virtuoso che bisogna innescare, altrimenti si rischia di diventare solo adempimentali, ed è quello che noi non vogliamo, perdendo di vista quello che è il risultato. E il risultato è quello che i soldi vengano spesi bene, vengano spesi tutti e vengano spesi con efficacia. Grazie Francesco. Ne approfitto per chiamare in causa di nuovo Michela rispetto a questo tema del cambio di approccio al controllo della spesa e questo orientamento ai risultati. Qui per sapere appunto come Regione Piemonte, la DG Fesre del Piemonte, eventualmente sta come dire, riorganizzando la propria attività per come dire, anche lavorare in maniera sinergica con tutte le strutture di controllo affinché poi l'adozione dei costi standard o di misure di semplificazione non si traduca nell'andare comunque a richiedere gli stessi documenti che si chiedevano prima. Sì, io diciamo che sono abbastanza in linea con quanto detto precedentemente da voi. Anche per quanto ci riguarda, noi utilizziamo molto le guide alla rendicontazione, quindi abbiamo delle sezioni dedicate proprio alla rendicontazione attraverso i costi semplificati. Abbiamo coinvolto, sensibilizzato le varie strutture regionali deputate al controllo proprio su questi temi, perché la tentazione è sempre forte, non lo so, la fattura e il cedolino danno quella sicurezza che non lo so, a volte non si riesce effettivamente a farne a meno, però noi diciamo che abbiamo, come diceva il collega della Regione Veneto, abbiamo trovato più difficoltà nelle nuove strutture coinvolte, no? Perché il programma attualmente nella 21-27 è molto più complesso, coinvolge strutture che nel precedente per il ciclo di programmazione non erano state coinvolte, quindi per loro si fa un po' più fatica, però stiamo facendo un lavoro proprio di formazione e utilizziamo queste procedure standardizzate per fare in modo che, che il lavoro propedeutico, no, alla creazione di una metodologia di costi semplificati sia poi produca i suoi frutti e i suoi vantaggi successivamente, perché comunque utilizzare un'opzione di semplificazione dei costi spesso richiede
richiede un lavoro degli uffici, no, per la predisposizione della metodologia, che deve essere sfruttato inevitabilmente, no, nella riduzione degli oneri sia per i beneficiari ma sia anche per alleggerire i controlli e farli nella maniera corretta, spostandosi appunto sui risultati, sugli obiettivi piuttosto che sui documenti contabili. Aggiungo solo una cosa velocissima. Noi stiamo immaginando anche di fare un'operazione di condivisione con organismi di controllo esterni, cioè mi riferisco alla Corte dei Conti, alla Guardia di Finanza, che spesso attivano, in particolare la Guardia di Finanza, dei controlli secondo la loro modalità classica, e quindi spesso ci ritroviamo ad effettuare dei controlli completamente diversi, cioè quando loro abbiamo un protocollo di intesa con la Guardia di Finanza che presuppone la possibilità che facciano dei controlli sulla base di loro criteri. Quindi su alcune operazioni loro continuano a fare i controlli nella maniera tradizionale e invece soprattutto sul 21-27, perché sul 14-20 erano molto limitati i casi, ma adesso che lo utilizziamo in maniera un po' più estesa, pensavamo all'interno di questo protocollo che andremo a rinnovare a fare anche dei focus con loro su questi temi. Grazie Michela. Il tempo a nostra disposizione è proprio finito, non c'è più tempo per altre domande, però ci sono i nostri contatti sulle pagine di Forum PA, se c'è bisogno di contattarci sapete un po' come fare. Ringrazio la collega del Piemonte, i colleghi del Veneto, Gianluca, e un arrivederci a tutti.